E ora? Comunque queste video lezioni non fanno proprio per me, appunto come ho detto prima, non vedo l'ora che vengono le ferie di Pasqua, così non facciamo più video lezioni. Allora, vediamo cosa ora. Ah, vero, geografia, la verifica, ok. Allora, calma, fa freddo, non ce la possiamo fare. Allora, ok. Allora, questa è vera. Questa è vera. Questa falsa. Questa, non lo so. Oddio, e ora? No, cazzo, svegliati. No, oddio, come faccio? Mamma, babbo, avete la linea? No. No, e ora? E se staccate il wifi? Sì, papà, ma dopo, cavolo, devo fare ora. Questa era l'ultima, se non faccio questa perdo. E ora? Però non posso fare, come lo spiego alla professoressa? Non lo posso spiegare, mi crederà mai, è impossibile. Sta spinto, come cavolo faccio? Non lo so, proprio ora si doveva spegnere, si poteva spegnere 5 minuti dopo, era fatta. E ora? Boh, non lo so. Che devo fare? Non crederà mai la professoressa, giustamente. Come cavolo devo fare? Marghe! Sì? Vedi un po', a me mi sembra che è arrivata la linea. Fai vedere, magari me la rifà fare. Ce l'hai? Sì, ce l'ho la linea, mi fa entrare. Speriamo di contattare la professoressa. Buongiorno prof. Come gli posso dire? Se n'è andata la linea e non ho potuto fare la verifica. Posso riprovarla a fare? Vale quanto hai fatto? Volevi fare la furbetta? Che linee e non linee? Ma come? Io vi ho studiato tutto! E ora come? È mai possibile che ora per una cavolo di linea mi comprometta il voto nell'esame? Bah! Ora stavo a scuola, mica succedeva questo, la prof vedeva se avevo qualche compromesso qualcosa, se era successo qualcosa ed era vero. Non era meglio prima? Quanto erano belli i tempi di una volta. Senza parole. Iniziamo con queste video lezioni, mamma mia, mi sono scocciata, non vedo l'ora che vengono le ferie di Pasqua, così facciamo come si fa a scuola e prendiamo le ferie che non si fa a scuola, invece qua prendiamo le ferie che non si fanno le video lezioni, il contrario, iniziamo. Ma buongiorno professoressa, tutto bene voi? Subito con le video lezioni, tutto più tardi, va bene, non parlo più. Ok, sì, iniziamo la verifica, va bene, ok, un attimo. Bebè, che ne so io qua, non c'è scritto la domanda che voglio. Maestra, quando mai? Maestra, ma io non sto usando il libro. Guardate, io sto usando il mio quaderno con gli appunti. Non è un libro, per carità, quando mai? Io non copierei mai. No, questo non è un foglio, era una lettera di una mia amica che viene da molto, se viene dall'Europa, quindi e l'ho messa nel quaderno per non perderla, perché di solito perde le cose. No, quando mai? Professoressa, io non sto prendendo in giro, quando mai? Voi siete nate il... non è una domanda. Ah, va bene, iniziamo con le domande a voce, bello. Ok.
Mannaggia, mi ho staccato la videocamera. No, questa che vuole da me? Questa che vuole? Questo mi sa. Scusate, ma io non mi ho detto questa. Non mi permetterei mai di dire questa vicino a una maestra. Non mi permetterei mai. Mannaggia, mi ho staccato il microfono. Ma quando mai? No, così devo portare rispetto per voi. Voi ce l'avete sempre detto dalla quinta elementare, dalla prima elementare. No, non, per carità, professore e maestra, ma come fate a pensare certe cose? Come fate, dai? Ah? Non sento. Professoressa, mi dispiace, devo staccare perché mia sorella deve fare le video lezioni, ma sono un computer. Ciao. Che figura! Devo mettere bene, devo staccare bene la videocamera e pure il microfono. Mamma, comunque l'ho detto questa, però sta calma, cioè. Però devo ovviamente fare il tuo. Vabbè, dai. Comunque queste video lezioni non fanno proprio per me. Appunto, come ho detto prima, non vedo l'ora che vengono le ferie di Pasqua, così non facciamo più video lezioni. Quindi ciao. Vado di nuovo a dormire.